Cari amici, benvenuti per questo nuovo appuntamento di Blog TV, una puntata che quest'oggi vogliamo dedicare al mondo delle imprese in un momento difficile per tutte le imprese siciliane e non solo. I dati ISTAT sono purtroppo allarmanti, eh, sono soprattutto i giovani a non trovare lavoro nella nostra terra ma anche nel resto eh, d'Italia. C'è bisogno di fare qualcosa, c'è bisogno di invertire la rotta e lo si può fare in tanti modi, anche cooperando. L'hanno fatto alcuni imprenditori della nostra provincia che hanno deciso di mettersi insieme per dar vita a un Tavolo per le imprese, tavolo per le imprese che oggi analizzeremo, capiremo perché è nato, quali obiettivi si prefigge, ma soprattutto cosa ha fatto sin, sin ad ora. E allora presentiamo gli ospiti che ci hanno raggiunto per questa puntata dei nostri studi, partendo dalla mia sinistra e ringraziando Giuseppe Orsino del gruppo Gio. Buonasera e grazie. Buonasera. E buonasera e grazie anche a Pietro Bottino di Farma e di Banca Base. Buonasera. Buonasera a lei. E buonasera a Domenico Messina di Citizen e della Poliservice. Buonasera. Ursino, dicevamo questo tavolo per le imprese nasce qualche anno fa. Perché nasce? Allora spieghiamolo nasce subito. 11-11-11, quindi l'11 novembre del 2011, nella sede, nella stanza delle riunioni un imprenditore, perché noi ci riuniamo sempre eh, una volta al mese, sempre da un imprenditore diverso, a giro un po' da tutti e nasce con l'idea di eh, cercare di fare qualcosa per il territorio. Molti di noi hanno avuto esperienze di varo genere prima di questa esperienza del tavolo e abbiamo capito che quel tipo di esperienza non era sufficiente e lo prova tutto quello che è accaduto in questi anni o in questi giorni o, o fino a ieri sera quando abbiamo ascoltato i telegiornali, quindi il principio della delega in bianco non vale più, non vale per la politica, non vale per le associazioni, associazioni di categoria. Eh, e quindi o siamo noi stessi che ci sbracciamo e ci diamo da fare, oppure qui non potrà che peggiorare sempre la situazione. E di fatti per la verità, con tutto il nostro sforzo di cercare di illuminare su alcuni argomenti chi ha poi il potere decisionale, vedi sull'aeroporto, quando c'è stato eh, poi il declassamento dell'aeroporto di Catania, noi per tempo siamo stati gli unici che hanno gridato hanno fatto un grido di dolore per avvertire le istituzioni di quello che stava accadendo. Da una, da una orecchia eh, gli entravano le nostre grida di dolore, dall'altra gli uscivo, tanto che poi si sono svegliati sulla carta solamente dopo che l'aeroporto è stato declassato. Abbiamo affrontato il problema della eh, rivoluzione positiva dell'informazione a Catania perché eh, in passato i player dell'informazione erano pochi oggi con le nuove tecnologie c'è una maggiore eh, democrazia informativa e questo è un bene. Abbiamo trattato eh, il problema, eh, parlo di problema perché può essere un'opportunità, per noi il porto oggi è più un problema che un'opportunità perché dovrebbe essere un porto aperto alla città, eh, un volano per il turismo croceristico e diportistico, mentre sembra Fort Knox che nasconde diamanti. E l'ingotti d'oro, chiuso la città, bloccato, non fa sinergie con gli altri porti e addirittura c'è il rischio, paventato eh, dal, dal ministro delle infrastrutture e anche da responsabile per le infrastrutture del PD, che venga anche eh, a perdere eh, l'autorità portuale, quindi la governance, che potrebbe finire a Palermo per tutta la Sicilia e sarebbe un ulteriore schiaffo a tutta la città. In tutto questo manicomio, in questo delirio, un silenzio assordante delle istituzioni. Quindi quando noi siamo nati, siamo nati con le idee care, questi due anni e mezzo che sono passati non hanno, altro, non hanno fatto altro che confermare eh, che la situazione è molto critica e che quindi l'unica cosa da fare è sbracciarsi, mettersi insieme, cercare di smuovere questo albero che non ha nessuna intenzione purtroppo di riprendere la fisiologia eh, naturale. naturale. Dottore Bottino, voi siete imprenditori che operate sul eh, territorio, quindi conoscete bene quelli che sono i punti di forza e i punti di debolezza. Forse nel nostro eh, territorio sono di più i punti di debolezza, come diceva eh, giustamente il dottor Ursino, voi avete lanciato dei gridi d'allarme, ma le istituzioni sono sempre sorda. Ha parlato anche dell'informazione noi stessi, lanciamo quotidianamente dei gridi d'allarme alle istituzioni, anche in quel caso eh, c'è un silenzio assordante. Può il tavolo delle imprese farsi sentire, soprattutto su cosa bisogna insistere perché si faccia imprese in Sicilia e a Catania? Eh, io guardi, credo che innanzitutto bisogna, la malattia va curata diciamo, direttamente alla radice. Il fatto più importante che rileva il tavolo è che la responsabilità non può essere solo d'ambito regionale, ma ricade anche sull'ambito nazionale. Questo secondo me è importante perché in ambito nazionale si sono dimenticati in modo assoluto della regione Sicilia. E questo mi riferisco a chi è che ci rappresenta nelle istituzioni, nell'ambito della Regione Sicilia e di tutti gli altri enti presenti, i quali sicuramente non fanno nulla né per il territorio né per gli imprenditori. Con questo non voglio dire che servono agli imprenditori o alle imprese risorse in denaro o chissà quale altre attività. Ma servirebbero semplicemente quelle quattro nozioni di base che conoscono ormai tutti, che sono la base dell'economia. Prima tra tutti i trasporti, come diceva bene anche il dottor Ursino, c'è cioè, quando, oh, tanto per raccontarle un fatto successo ieri, ieri per tornare io da Roma, la Meridiana ha cancellato i voli, io sono stato avvisato con un messaggio telefonico, bene, per tornare da Roma a Catania 480 euro. C'è una cosa che è veramente di una violenza assurda. Questa la, già la dice abbastanza lunga su quello che la Regione Sicilia oggi è terra di conquista su base elettorale, terra di conquista a livello sindacale di associazione di categorie, motivo per cui chi è che deve essere poi, che deve usufruire, utilizzare quegli strumenti necessari a uno sviluppo sul territorio, non ne può fare a meno. Cosa facciamo noi imprenditori? Cominciamo a organizzarci su altri territori. Considerato che sul nostro non si può andare avanti, questo è quello che sta succedendo in Sicilia e in Italia in modo particolare. L'epoca, anzi, ha fatto anche un passaggio ricordando che io sono anche interessato sul circuito della finanza, in modo particolare nella banca. Io sono ben contento di contribuire a un progetto banca che nasce sul territorio Catania e devo dire che oggi i catanesi hanno bisogno di uno strumento finanziario. Perché le banche locali che noi abbiamo a Catania, in Sicilia in modo particolare, utilizzano sempre lo stesso strumento, vengono a raccogliere giù da noi per poi reinvestire su al nord. Questa purtroppo è una storia vecchia che tutti noi sappiamo e tutte le organizzazioni conoscono, ma nessuno ha interesse a porre alcuna né modifica né miglioria. La regione si sforza di dare qualche mano, inventandosi questi consorsi fidi perché possono dare contributi a pioggia oppure meno, ma anche questi sono strumenti che non portano sicuramente quei benefici di cui noi vorremmo imprenditori avere. Qual è la ricetta? La ricetta secondo me è quella che ha accennato già il dottor Ursino. Gli imprenditori non possiamo più essere rappresentati, tocca a noi organizzarci attorno a un tavolo rotondo, ossia non serve un capo all'interno del nostro gruppo di lavoro, ma serve semplicemente un'organizzazione che sia in grado di creare impresa e attività per il territorio. Dottore Messina, appunto, non c'è un capo, non c'è un vertice, ma c'è cooperazione, un concetto a volte è strano da coniugare nella nostra terra perché siamo nella terra in cui tutti vogliono emergere eh, sugli altri, tra l'altro, lei è anche editore di un'importante testata. Sa bene quant'è eh, brutta tra virgolette la concorrenza che ci può essere: si pensa più a farsi la guerra che non a collaborare. Si può finalmente invece incentrare lo sviluppo di questa terra sulla cooperazione? La cooperazione. Dovrebbe essere la base di tutto in questo momento, proprio perché da soli non si va da nessuna parte, specialmente noi siciliani che siamo lontani sia per quanto riguarda la parte strutturale e proprio logisticamente dove ci troviamo e sia per la parte anche economica, perché da noi i soldi non ci sono, o se c'erano sono stati portati tutti fuori. Quindi se non si fa una un unione di tutti e convergiamo tutti in un unico obiettivo che è quello, il bene comune, è normale che non, usciamo, non andiamo da nessuna parte sotto questo punto di vista. Poi lei diceva il discorso del, relativamente alla, alle becche che ci sono tra noi imprenditori, giusto? Ma le becche penso che ci sono sempre state e ci saranno sempre, ma per quanto riguarda poi le becche costruttive... Possono, che ben vengano. Che ben vengano, ci mancherebbe, le becche costruttive sono forse il sale di questa cosa. Le becche invece che distruggono, che io devo fare, eh, eh, mh, come si vuol dire a un certo punto, eh, non lo voglio dire volgare, ma eh, eh, non vorrei utilizzare un'espressione, ma forse ridendo, Pietro mi ha capito, vuole inboppettare l'altro imprenditore, è normale che la cosa non funzioni. E, poi, nel tavolo, ricordando lo scorso del tavolo, eh, ogni imprenditore fa un'attività diversa l'una dall'altro, quindi tra di noi ci, ci può essere più unione sotto questo punto di vista, perché il fatto che non c'è concorrenza e eh, facciamo attività diverse, questo potrebbe essere anche un momento di unione, quindi sotto questo punto di vista è eh, positivo. Non facciamo concorrenza, volevo sottolineare, forse magari non è stato chiaro, Sino. Sì, Neanche all'associazione di categoria, perché l'associazione di categoria noi non, non, non facciamo altro, vorremmo essere dei partner, anzi, si figuri, cioè non, ci, non ci interessa primeggiare, essere eh, un'altra associazione di categoria, non siamo e non vogliamo essere un'associazione di categoria, la nostra è solamente un'organizzazione che si prefigge di fare da partner a chi pensa che vuole anche il nostro aiuto, perché se a sua volta pensa che siamo dei nemici così come molte volte è successo, non si va anche lì da nessuna parte. Abbiamo citato il problema in infrastrutture, grande problema di questa terra, insieme ad un altro che è quello dei rapporti con la pubblica amministrazione, questa burocrazia troppo lenta, troppo faraginosa, che comunque eh, allontana, anziché aiutare a creare imprese. Anche su questo punto si batte il tavolo per le imprese. Sara, eh, hanno scoperto in questi giorni che a Venezia, bruciavano fior di centinaia di milioni di euro ed erano coinvolti controllori e controllati, magistrati, generali della finanza. Politici. Questo succede a Venezia? Tu pensi che non succeda in Sicilia? Allora io reputo che un po' di pulizia va fatta anche nelle nostre parti. Io faccio un grido di dolore, un altro grido di dolore, ancora più forte di quello che abbiamo fatto per il porto, quando, per l'aeroporto. Quando leggo che hanno autorizzato trivellazioni di petrolio dopo gli scandali degli anni 60 che hanno bruciato le nostre coste. Eh, penso a Milazzo, penso al Siracusano, penso alla, alla, alla bellissima costa gelese. Bene, passano 40 anni, 50 anni e questi ora di nuovo vogliono fare pozzi di petrolio. Non si arricchisce nessuno sul territorio, noi ci pigliamo il tumore, ci pigliamo un impatto ambientale devastante, noi che dovremmo vivere di turismo. Allora io mi dico, eh, se chi è, dovrebbe governarci non tutela eh, gli eh, interessi del territorio, molti hanno fatto una scelta che ha un suo perché, se ne sono andati. Giovani neolaureati, imprenditori che hanno chiuso le ditte qua e se ne sono andati, altri in maniera eh, abbastanza testarda, perché qua tengono i genitori, perché qua tengono i figli, dicono: Noi non ce ne andiamo, noi vi facciamo la guerra. Noi faremo in modo che almeno la gente sappia come stanno le cose. Siamo contro. Eh, in una terra che deve vivere il turismo siamo contro quindi il petrolio, il petrolio i pozzi di petrolio e le trivelazioni, siamo per la valorizzazione del turismo e quindi il che vuol dire se noi possiamo avere un, un aeroporto da 20-30 milioni di passeggeri, perché accontentarci di un aeroporto di 7 milioni, quasi essere contento se abbiamo 7 milioni di passeggeri? Perché le ferrovie dello Stato che non hanno mai investito una lira da un sacco di anni e noi ancora abbiamo le ferrovie dei tempi di Cavour, non solo non sono un volano di sviluppo, ma in più, vedi la pista dell'aeroporto di Catania, rallentano il processo dell'allungamento della pista che ci dovrebbe portare a poter ricevere i grandi aerei nei prossimi anni. Allora è una situazione veramente incartata perché c'è tutta una classe dirigente. In parte marcia, in parte è che non ha la voglia di combatterla, combattere il marcio e quindi rimanerà piatta, flat. Eh, eh. Però il guai è che in questo modo la parte marcia, vedi quello che è successo a Venezia, che sicuramente è replicato anche in Sicilia, ma eh, dovrebbero essere gli organi di controllo a occuparsi se, per esempio, eh, c'è un livello di inquinamento oltre soglia nei chimici Vorrei capire perché per esempio il registro dei tumori non riesce a decollare, eh, e continuano a nascere bambini deformati, allora dico. Non Però affermano che non c'è nessuna correlazione. Non è possibile nel 2014 continuare. Se forse negli anni 60 avevamo l'anello al naso e ci hanno preso per i fondelli, adesso accettare di nuovo i pozzi di petrolio. Qualcuno parla addirittura che qua metteranno anche poi il deposito eh, dei rifiuti radioattivi che si sta cercando ancora la location. La misura è colma, la gente è molto arrabbiata, gli imprenditori che rimangono qua que fanno quello che le e attuali posso... associazioni di categoria non riescono a fare, si mettono insieme, organizziamoci, cerchiamo di far capire agli altri quello che sta accadendo. Perché, eh, per esempio, chi è al momento il, il, il capo di Confindustria a Siracusa? Il capo di Convidus a Siracusa è Lucoire, che ha rilevato Erg. Quindi come fa il territorio industria a Siracusa a difendere il territorio se il capo di il presidente di Convidus a Siracusa... Allora, c'è una situazione molto incartata. Giusto qualche conflitto di interesse. Giusto qualche conflitto. Oppure eh, Crocetta, il presidente Crocetta, se non ricordo male, viene come lavoro, nell'Eni lavorava, il suo, diciamo, un suo partner e molti degli imprenditori che fanno parte di quel mondo di senno lavorano per l'ENI e quindi nei fatti l'ENI oggi ha avuto delle condizioni di favore in Sicilia vedi le trivellazioni e tante altre cose ma noi siciliani abbiamo tutto da perdere da questa situazione perché con eh, l'inquinamento ci guadagna uno che è l'ENI con la salute ci perdiamo con, tutti. Non solo con la salute, ma con il mancato sviluppo del turismo. Certo. Perché quell'area gelese, per esempio, è un'area bellissima che per molto tempo rimarrà inutilizzabile, anche se oggi smontassero leni, perché l'impatto ambientale lì è stato devastante e fino a quando viene bonificato ci farà un sacco di tempo. E allora dico ai giovani universitari, che spero ci seguiranno in questa trasmissione, Datevi da fare perché non ci sarà nessuno che vi risolverà i problemi. Fate i manager, fate gli imprenditori, fate i professionisti, sbracciatevi e non date per scontato niente agli imprenditori di buona volontà. Noi non possiamo crescere come numero perché il tavolo è rotondo e può avere un numero massimo di 30-35 perché quando si parla attorno al tavolo rotondo non si può essere 3.000 o certo. 300. Quindi noi abbiamo cercato di privilegiare la qualità rispetto alla quantità, ma non è detto che altri gruppi imprenditoriali non si possano organizzare ed essere varie aggregazioni che poi insieme su alcune tematiche fanno sentire la loro voce. Certamente non ha funzionato la delega, non ha funzionato in politica e lo sappiamo per quello che è successo in tutti questi anni, non ha funzionato nelle associazioni di categoria, non ha funzionato da nessuna parte, quindi l'unica cosa da fare è, per un attimo, noi imprenditori lasciamo le attività core che sono quelle dove facciamo gli imprenditori e cerchiamo insieme di capire che cosa si può fare per questo territorio. Dottore Bottino, Lei ha citato anche il suo ruolo di esperto eh, di, eh, di finanza. I soldi in Sicilia potrebbero, volendo arrivare, ci sono tanti fondi europei pronti a essere stanziati. Ma ancora una volta la Sicilia a maggio doveva presentare la programmazione per i fondi europei. Programmazione non ha, che non è stata presentata, tant'è che è dovuta intervenire a Roma attraverso il sottosegretario Del Rio per eh, strigliare un attimino crocetta e chiedere come eh, spendere i soldi che l'Europa ci manda, soprattutto anche nella programmazione fino al 2020. Un'altra occasione persa, un altro treno perso, potremmo dire, per la nostra terra e proprio parlando di treni a proposito di infrastrutture. Sì, devo dire che anche questo, come lei ha ben esposto, è un'altra delle pene che noi imprenditori siciliani eh, ci ritroviamo sulle spalle. Ossia questo meccanismo che dobbiamo spendere il denaro già è un errore. Cioè il denaro va investito e va utilizzato, non va speso. Cioè va cambiato il concetto di come devono essere utilizzate le risorse. Siccome qui da noi, se non si trova chi spende il denaro, ossia i quattro comparelli che si inventano qualcosina, che non creano posti di lavoro ma danno l'immaginazione a terzi che si creano posti di lavoro, che creano un di, minimo di struttura per poi ripartirsi quel tesoretto che il tutto viene gestito da un sistema politico e sociale, automaticamente non mettendosi d'accordo questo gruppo, come lo posso definire di associazione e finiamola lì, automaticamente si è sempre indietro. Basta dire, che a livello regionale ci provano con tutti questi grandi tavoli di regia che devono curare, devono trovare. La dobbiamo finire, i meccanismi sono semplici, le idee ci sono, il territorio dà tante opportunità, non bisogna essere esperti di finanza o conoscere chissà quale meccanismi, bisogna avere intanto la possibilità di utilizzare il denaro, ossia della messa a disposizione delle risorse non che i politici litigano fra di loro per chi li deve gestire e chi sono i quattro comparelli che li devono avere come destinatari. E su questo se vuole ci possiamo ricollegare ai tempi delle 488 dove c'erano la Fiat, tanto per non fare nome e cognomi, che gestiva tutto, perché naturalmente venivano calibrati e solo alcune aziende potevano entrare, non a caso la Fiat si espandeva sul territorio. Ora, senza entrare nei particolari, quello che secondo me bisognerebbe rimarcare, e in ogni caso sia noi imprenditori, perché io ci tengo a qualificarmi più che esperto di finanza, imprenditore. E nel settore nell'ambito della farmaceutica, della finanza è un secondo lavoro che sto avviando e che ho avviato da qualche anno e che mi sto impegnando anche per portare avanti quello che vuole essere un meccanismo che dia la possibilità alle imprese, in modo particolare del nostro territorio, a cominciare ad avere ossigeno e opportunità per entrare nel mondo della finanza che oggi è abbastanza difficile. Però, ritornando a quello che dicevo prima, è che non serve, come le posso dire, un sistema di mh, risorse a pioggia. Perché se tu hai il denaro ma non lo sai utilizzare, ma lo devi solo spendere, succede quello che oggi sta succedendo. Quello che viviamo, esatto, che viviamo perché non sanno come lo devono dividere. Questo è il vero problema, secondo me, che c'è oggi qui da noi. Non sanno cosa farlo perché non c'è l'idea vincente. C'è cioè, chi lo deve spendere, siccome lo dobbiamo spendere? A, B e C. A, B e C non si mettono d'accordo da come deve essere ripartito. Chi è che c'ha la camera di regia perché utilizzano questi schemi bellissimi per trincerarsi e nascondere chissà quale verità? E a questo punto restiamo tutti quanti. Che poi ci sono le piratine d'orecchie. Questi soldi vengono rimandati in Spagna, vengono rimandati in altri luoghi. E noi, imprenditori siciliani, e in modo particolare lo ribadisco e nessuno mi può smontire, smentire, terra di conquista perché. Tutti i nostri politici e affini sono responsabili di questa nostra attività perché tutti vengono qui, utilizzano la Sicilia e se ne vanno. E quindi io la massima della responsabilità non la do in ambito nazionale, ma la do a chi è che ci ha rappresentato e non negli ultimi anni, almeno nell'ultimo ventennio: che utilizzano solo ed esclusivamente strumenti che sono fini a se stessi, a cominciare da chi ci rappresenta nelle categorie che oggi sono tutti senatori, deputati, quindi hanno lasciato la loro attività. Per finire, a quelli che sono gli imprenditori che, come diceva bene il dottor Ursino, che non a caso vanno a fare i presidenti per curarsi determinate opportunità personali. Quindi, bisogna uscire da questo meccanismo. Il tavolo che noi abbiamo costituito, formato da circa 30-35 imprenditori, che non siamo grossi imprenditori, però siamo gente leale, sincera e che vogliamo stare nel nostro territorio. Io ho finito un investimento importante, importante per la mia portata, attenzione. E l'ho fatto in Sicilia, perché sono catanese e sono siciliano. Ho accettato di prendere in mano questa banca con la Presidenza e ho coniato quello che è lo slogan che uscirà fuori, Catania investe su Catania. Noi non siamo interessati a fare altre attività. Quindi questo è il messaggio che il tavolo vuole mandare agli imprenditori e alle imprese, che tutti dobbiamo starci vicino perché chi sta dall'altro lato non è vero che ci rappresenta hanno interessi che sono diversi da quelli degli imprenditori e dei cittadini e su questo sono pronta a qualsiasi confronto. Io devo lanciare la pubblicità, i dati Prego. di fatto, dati di fatto possono... ci danno ragione. Dicevo devo lanciare solo un attimo la Prego. pubblicità, qualche minuto di pausa e poi riprenderemo questo interessante dibattito. Ci vediamo fra poco. Eccoci di nuovo insieme, cari amici, per questa puntata di Blog TV dedicata al mondo delle imprese. Parlavamo di finanza, parlavamo di fondi europei e dobbiamo parlare anche di mercato del lavoro. Dottore Messina, bisogna dare spazio ai giovani: sono i giovani che cercano lavoro e non lo trovano in questa terra. È difficile riuscire a trovare un posto di lavoro. Lei, però, insiste sui giovani e scommette sui giovani, lo fa in tanti modi e dà una speranza che in questa terra qualche sogno si può realizzare. Diciamo di sì, in base a quello che è la situazione dei giovani, sì. Io sono un imprenditore che non ha niente a che vedere col giornalismo, mi ci ritrovo perché, per caso se le dire, e, mh, riguardo la testata giornalistica di Citizen che prima lei aveva pronunciato, erano dei ragazzi che volontariamente, in maniera completamente gratuita, hanno diffuso sul territorio delle notizie. Che diciamo molte volte vengono nascoste dalle testate che hanno un certo nome: nome nazionale, nome locale, quelli che sono. Ora così scherzando, scherzando, parlando con un amico e l'altro, era uscito fuori il discorso, ma perché non cerchiamo di in aiutare questi giovani a emergere e potergli anche l'opportunità di valorizzarsi sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista anche economico. Dopo varie diciamo, discussioni con amici alla fine mh, mi sono deciso a investire, ma nel vero senso della parola, proprio a livello, chiamiamolo un investimento volontario e eh, senza nessun tipo di scopo personale, assolutamente, con eh, dei giovani che escono fuori dal, dall'ambito universitario, sono dei giornalisti, eh, anche se apparentemente dilettantistici, nel contempo si sono fatti una loro posizione. Dei bravi sono... colleghi lo possiamo De dire. Dei bravi colleghi momento. sicuramente, no, no, no. se lo dite voi sì, sì, sono, sì, sì. sono contento di questo. Ad è questo abbiamo messo, abbiamo messo come direttore un altro collega, eh, Luigi D'Angelo, che voi conoscete, e che sta andando in impronta un attimino diversa. Citizen cambierà un attimino un po' la piattaforma, perché attualmente non ha cambiato il grand game, ma stiamo lavorando proprio con dei grafici e con degli informatici per cambiare la piattaforma e farla quanto più, giovane, flessibile e moderna sotto questo punto di vista. Quello che le diceva lei, la domanda iniziale, dare opportunità ai giovani, io credo a questi giovani, io credo a questi giovani. A prescindere di quello che ne possono pensare tanta gente che mi circonda, che dice sono un pazzo, non ci fa niente, tanto il mondo è fatto di tanti pazzi, uno più o uno meno. Quindi, questi giovani, secondo me, eh, avranno molta strada davanti a sé, tanti muri da superare, perché poi, nell'ambito giornalistico, lei vi insegna, che non è non, un mondo facilissimo. È, non, è, non è un mondo <ride> facilissimo. Io se la cosa va e penso che vada, sarò fiero di aver fatto dell'informazione, un'informazione libera, non strumentalizzata, che non è, diciamo, gestita dai poteri forti. Perché l'informazione gestita dai poteri forti è le ben mi insegna che porta a dire la notizia diversa da quella che è realmente. Eh, mi basta questo. Ci capita poi, di assistere a delle poi... conferenze stampa e poi leggere su diversi quotidiani tutto il contrario di quello che è successo. Sì, capita spesso e eh, noi, che le viviamo appunto da operatori dell'informazione. Ci streniamo poi l'indomani a leggere certe cose, ma purtroppo l'informazione è anche questa, non solo dove sì. in ambito locale, anche in ambito no, nazionale ambito, succede, ah, in succede dappertutto. Ho letto di recente un'inchiesta di Citizen proprio su una manifestazione in ambito locale che doveva essere a costo zero quando invece è costata a noi cittadini parecchio con risultati. Sì, del tutto deludenti, deludenti però sì. questo perché non si investe poi anche sul territorio in semplice pubblicità certo. che può dare aiuto alle imprese e può far decollare anche una manifestazione? Beh, infatti, lo, lo, la stessa cosa la stiamo replicando a Palermo, quindi poi faremo un unico diciamo, circuito regionale dove metteremo più informazioni regionali perché in questo momento noi siamo più in ambito locale, eh, diciamo provinciale del, del Catanese. L'intenzione quindi è anche lì. Di, di cercare altri giovani da aiutare su questo nuovo eh, giornale che stando, mi auguro sì, sa, sarà letto da qualcuno internet comunque eh, aiuta detto, tanto ha eh, eh, sì, sì. avuto quando, sotto le elezioni più di 20.000 contatti unici quindi eh, è già una bella realtà citizen eh, Perché sfrutta anche quelli sono, mi scusi interrompo, i, no, i nuovi mezzi della comunicazione, sì. cosa che non tutti riescono sì. a fare, i social network aiutano da questo e punto lì di vista. Poi c'è gente che lavora in Repubblica, che ha lavorato sul fatto quotidiano, cioè c'è un in gambissima. Il, eh, il direttore responsabile è l'ex eh, responsabile relazioni esterne che ci ha seguito eh, nel tavolo, quindi è stato con noi per un anno e mezzo, Gigi e Quindi Mimo se l'è tirato e noi eravamo contenti perché, in ogni caso, per Gigi era una bella opportunità. In più, vorrei dire una cosa per far capire anche il taglio che abbiamo dato a questo, a questo gruppo di imprenditori che purtroppo non può crescere per il numero, per il numero, per il fatto che ti dico, ma può essere replicato con altri imprenditori che si mettono certo. insieme. Lui è uno che nel 1993 eh, ha subito un'estorsione che è arrivata a livello di eh, volerlo uccidere, gli hanno sparato in faccia, ha, ha avuto un proiettile che gli è in faccia, e, e voi immaginate un giovane perché ancora è giovane, ancora, era va, ancora più giovane nel moderno, era ancora più giovane. Che shock di no, che una cosa del genere poteva. E quindi, che trauma questo ragazzo ha avuto. Questa era la Catania del 93 oggi, per fortuna, la Catania non è più quella del 93. però anno dopo anno sta andando, peggiorando in maniera visibile. Eh, chi oggi ha, ha ruoli di responsabilità in tutti i campi, lo dico anche in altri campi che potrebbero centrarci di meno, dico la Chiesa, devono fare un qualcosa in più rispetto a quello che finora hanno fatto, perché se non si ferma questo, a, questo, a, questo declino... E se, eh, eh, non ce la fa, finiamo di fare a questa perché poi c'è questa cultura di essere particolarmente morbidi, come se fosse maleducazione. Con gli attori della, eh, dello sfascio catanese, qua noi abbiamo imprenditori conosciuti che hanno fatto carne di porco di tutto, abbiamo politici e burocrati, burocrati spregiudicati che hanno fatto carne di porco di tutto. E poi piacere anche per la criminalità, la, entrare la, la, città deve, la città deve reagire ove ci sono le condizioni buttarli in cella, dove non ci sono le condizioni accompagnarli alla porta della città o alla pensione, a noi piacerebbe che la futura classe dirigente nelle pubblica pubbliche fosse fatta di trentenni che senza vincoli col passato diano una bella svegliata il sito internet del Comune di Catania. È uno dei più opachi siti internet delle, degli enti locali italiani sono state fatte su questo varie sollecitazioni, ma questo sito rimane opaco. Tra l'altro a livello europeo c'è stata anche una sanzione per e il sito quando c'è una volontà di opacità, io mi preoccupo e allora io dico, eh, eh, gli imprenditori fino a quando avranno l'ossigeno per fare gli imprenditori, perché eh, ovviamente la crisi la sentiamo tutti. Fino a quando ci sarà questo ossigeno, gli imprenditori sani devono a ah, Cercarsi altri imprenditori sani e fare comunella, stare insieme, perché da soli non si riesce, bisogna stare insieme agli altri perché diventa anche una protezione reciproca. B cercare di fare leva sulle nuove generazioni. Noi abbiamo fatto con Startup Generation diversi incontri all'università dove abbiamo preso dei self-made men, dei, degli imprenditori di prima generazione, che sono andati a parlare a questi ragazzi per tre ore e per tre ore non si sentiva volare una mosca con questi ragazzi, così a occhi aperti, perché per molti di noi, noi siciliani, dove il mondo imprenditoriale è stato molto debole, perché per lo più da noi si esce dall'agricoltura, poi si diventa operai. Poi è nato tutto questo enorme pubblico eh, impiego, spesso, diciamo, di basso profilo, con gente che è una forma di ammortizzatore sociale, per cui quasi nessuno di questi ragazzi era figlio di imprenditori. Quindi, fagli capire che fare l'imprenditore non vuol dire essere delinquente, non vuol dire essere uno sfruttatore del personale, vuol dire puntare su te stesso, sulle tue capacità, su, sulla tua voglia di creare, di fare squadra con gli altri, che c'è una bellezza nel fare l'imprenditore. E io vedevo questi ragazzi là, guardarci come se eravamo semimarziani. come se si stesse raccontando una favola ed eravamo in economia non è che eravamo a lettere e allora io dico bisogna darsi una svegliata tutti perché questa è una città narcotizzata in parte narcotizzata perché è narcotizzato mezzo mondo ma in parte narcotizzata perché veniamo purtroppo ad un lungo periodo di permettetemi una parola forte di rincoglionimento noi abbiamo avuto purtroppo un insieme di politici che ci hanno preso in giro, qualcuno è stato anche condannato per mafia, qualcun altro è riuscito a, farsela, a passare la liscia, ma c'è l'inferno, qualcuno l'hanno preso, ma c'è tanti altri che dovevano subire le stesse conseguenze, perché la città sa, perché di tutti, diciamo, più o meno tutti sappiamo tutto di tutti, perché non siamo a Londra, siamo a Catania, che siamo quattro gatti, bene, bisogna far nascere quegli anticorpi dalla parte sana della città. Della parte sana del non profit, della parte sana della burocrazia, che spesso ci sono tante persone per bene che non sono valorizzate, perché tutto si fa nella nostra burocrazia tranne la meritocrazia. Io eh, eh, so che si parla di cambiamenti, Crocetta parla di cambiamenti alla regione, ma il cambiamento consiste, come quello che a Lombardo, togli i tuoi uomini e ci metti i miei, questo è il cambiamento? Allora, io reputo che. Rispetto a una volta dove alla fine la gente riusciva a mettere il pranzo con la cena insieme e quindi si poteva anche accettare, io non l'avrei accettato, ma si poteva anche accettare, va bene, una parte della società eh, delega agli altri, questi che vengono delegati ne approfittano, però tutti quanti abbiamo da mangiare. Quando oggi c'è molta gente che non, che non ha il latte da dare ai propri figli, nella scuola succede anche questo, si soldi, io dico, non è più possibile. Perché quella non è più tolleranza, quella non è più tolleranza per chi è storto, quella è una cosa diversa: quella diventa ignara, quella diventa, eh, diventa in poca significatività umana, mancanza di spessore. Quello vuol dire che l'uomo non sa portare i pantaloni. Allora io dico: dobbiamo saper riportare i pantaloni, e emarginare tutti coloro che ci hanno portato qua, perché non è colpa. Di Bruxelles o della Merkel, se noi siamo oggi poveri, la colpa è che siamo mal governati, siamo stati mal governati e questi voti li hanno presi, quindi vuol dire che la gente li ha votati. Come nel mondo dell'imprenditoria c'è tantissima gente che eh, ha vissuto di un rapporto eh, malato con la pubblica amministrazione e anche quel tipo di mondo, ovviamente, non, non fa altro che assorbire risorse che invece potrebbero essere utilizzate negli start up, dei nuovi imprenditori, questa gente che ha voglia di fare impresa vera. E allora io dico per tutti questi giovani organizzatevi mettetevi insieme, fate associazionismo perché secondo me poi ognuno deve stare in maniera omogenea col proprio ambiente ma non delegate niente a nessuno. Noi imprenditori e coloro che vogliono, vogliono aggregarsi a livello imprenditoriale possono stare insieme se il modello nostro, poi è un modello un po' particolare, si può replicare facendo altri tavoli con altri imprenditori che si mettono insieme e fanno più o meno quello che facciamo noi e questo, pian piano, e questo pian piano porterà eh, il cambiamento perché diminuirà lo spazio eh, di manovra da parte di chi invece pensa che per pubblico si intende saccheggio, per vincere un'elezione vuol dire aver fatto il terno allotto alle spalle dei propri concittadini. Dottore Bottino, c'è anche un'altra piaga, quella della giustizia civile i processi troppo lunghi perché le imprese riescano ad ottenere ciò che è dovuto perché l'amministrazione chiede servizi ma poi non paga il Comune di Catania proprio oggi ha annunciato di voler accedere al decreto legge 35 per 193 milioni di euro perché più o meno sono tanti i debiti del Comune di Catania fino al 31 dicembre 2012 quindi non sappiamo quelli accumulati fino ad adesso però appunto c'è anche questo problema della giustizia eh, civile si può trovare anche in questo caso una soluzione si, può, si parla di riforma della giustizia ma poi gli imprenditori piangono. Ma guarda, ritorniamo di nuovo allo stesso ragionamento che ho cercato, stavo cercando di avviare anche all'inizio. È vero che noi soffriamo in quanto come regione siciliana, come ho detto prima, siamo stati considerati da sempre come terra di conquista, ma è anche vero che forse una delle prime cose che andrebbe cambiata è proprio il sistema di giustizia, ma in ambito nazionale, perché la giustizia non è che da noi funziona in un modo e nel resto d'Italia funziona diversamente. Come ha detto lei, lei si riferisce solo alla giustizia civile. Ma io credo che la giustizia vada vista a 360 gradi. Perché è impensabile che per un divieto di sosta oggi rischi di farti tre mesi di carcere, per un omicidio invece esce l'indomani. Ecco, questo per darle l'idea di come funziona il sistema. È impensabile che se io, imprenditore, ho qualcuno che non mi sta lavorando, non lo posso cacciare fuori dalla mia azienda perché mi viene di nuovo rimposto. Di riassumerlo e dopo dieci anni scopro che ho perso la causa e devo versare dieci anni di contributo. Questo sicuramente non vale solo in Sicilia, ma vale su tutto il territorio nazionale, che è anche questo, un altro dei problemi che allontana gli imprenditori ad investire sul nostro territorio siciliano, in modo particolare, ma eh, italiano, per parlare del territorio più vasto, che automaticamente abbraccia tutto il sistema giustizia. Cosa bisogna fare? Io non sono un esperto di giustizia né quantomeno. Penso di avere una ricetta magica, però quello che credo che fino ad oggi il nostro modo di, come dire, di legiferare è quello: eh, tana per tutti, ossia tutti fuori, tutti salvi. Eh, Poc'anzi il dottor Ursino faceva presente che forse uno o due pagano, ma ce ne sono 998 che non, non vengono presi neanche in considerazione. Io le dirò di più: io la penso ancora, sono forse un pochettino più avanti del dottor Ursino. A me non dà soddisfazione. Che prendono anche i 998 a me dà fastidio che esistono i mille. È diverso. Cioè, io parto dal presupposto che il sistema della giustizia deve, deve funzionare in modo diverso. Cioè, io devo fare in modo che tu non arrivi a fare quello che stai facendo. Non che ti devo scoprire. Noi abbiamo oggi dei sistemi che sicuramente possono rendere valida la giustizia da tutti i punti di vista. Si parlava di giustizia civile, benissimo. Ci sono tanti fatti, non voglio raccontare quelli miei personali perché credo che ognuno di noi qui possiamo raccontare quello che ci è successo, dal comune di Catania che ha le sue problematiche ma noi cittadini che abbiamo le nostre. Come si risolve questo problema? Ma guardi, questo problema si risolve sempre con lo stesso ragionamento. Dobbiamo cambiare la classe politica della città l'Italia. Noi ancora abbiamo gente che non pensa al suo territorio, è territorio vasto in questo caso, ma pensa alla sua piccola poltrona. Quindi è interessata a fare che cosa? A trovare solo dei centri che sono quelli dove è più facile intervenire. Sicuramente se io so che... Pietro Bottino è possidente di 10 euro e Giuseppe Orsino è possidente di 1 euro. Mi viene più facile fare un'azione contro, contro Pietro Bottino perché da lui ne prenderò di più denari. Dovuti o non dovuti non ha importanza, intanto non ti faccio pregare no. le azioni e poi si va a vedere cosa succede, e questo è lo stesso meccanismo. Ma su questo le dico anche un'altra cosa che è importante: noi ci troviamo oggi in Sicilia in modo particolare a fare delle forniture e non essere pagati. Se io faccio un'azione a qualunque ente, io vengo messo nella blacklist, ossia sono un fornitore che viene considerato cattivo perché domando i miei soldi. E quindi non solo non vengo pagato per i servizi che ho erogato e che non mi vengono pagati per come sono dovuti, a ver più vengo anche annotato fra quelli che non verrò più invitato perché non, non sottosto a quello che è il sistema che, se la previsione dei pagamenti, così come da... Contratto stava a 90 giorni. Anche se siamo arrivati a 200 o oltre 200, non ha importanza, tu aspetti perché sei imprenditore. Però l'ente pubblico, nel frattempo, vi chiede di assumere sempre più persone. Non Solo, ma le dirò di più: una delle cose che sta succedendo, e questo lo dico nella nostra azienda, cioè, una delle cose che è importante è quando tu superi un certo numero di dipendenti, devi, portare, devi per forza di cose assumere portatori di handicap. Legge che io considero no, giusta, esatta, perfetta, ma ne deve avere di bisogno. Questa è la cosa che secondo me non è stata mai considerata. Cioè quando tu in un'azienda devi assumere delle persone che non sono unità produttive, e non mi riferisco solo a chi è che ha purtroppo la disgrazia di non poter essere addetto a fare certi servizi, cosa che mi rammarica, ma se tu come nel tuo progetto di sviluppo, nel tuo piano industriale non ce li hai inseriti due, tre, quattro persone di quelle, ti diventano costi. Allora, anche questo diventa un sistema di giustizia che sicuramente grazie a un privilegio a un uomo che ha delle disgrazie che sicuramente nessuno di noi vorrebbe avere. Ma sicuramente diventa un sistema di giustizia, come dire, civile che non dà la possibilità, invece, di in un piano di sviluppo industriale dove si prevedono determinate risorse di inserire causa maggiore per legge, una risorsa che non ti darà mai quelle che sono le tue eh, Attività delle tue speranze, io credo che questo vada modificato anche nel senso è completo perché non vorrei prendere tutto il tempo. È completo dicendo: credo che queste, per esempio, sono delle problematiche che direttamente la Regione Sicilia, nel nostro caso specifico, dovrebbe farsene carico in proprio. cioè Cosa vuol dire? Vuol dire che inventandosi una formuletta magica dove a noi imprenditori ci chiede un contributo speciale tutti gli imprenditori, se noi facciamo così come funziona nel, nelle attività e le posso dire di consorzi che tutti mettiamo qualcosina per dare qualcosa a un terzo. Io credo che anche quello si potrebbe risolvere. Quindi esistono le ricette per fare funzionare. Tutto dipende se sono gestite a livello politico per creare poi quello che è il ritorno elettorale, unico meccanismo che oggi interessa a chi è che ci amministra. Cosa invece diversa degli imprenditori è che la giustizia ormai ne sono veramente stanchi al punto tale che siamo disposti e disponibili a fare sempre società che sono tutte sottocapitalizzate. Tutte che hanno dislocato per poter lasciare gli utili fuori, questo è quello che sta succedendo, non in Sicilia purtroppo, perché in Sicilia non abbiamo queste opportunità, ma chi ce le ha sicuramente le attiva, ma tutto quello che oggi crea, non crea lavoro e non dà soddisfazione è proprio un sistema di giustizia che non funziona a livello centrale, quindi è da lì che bisogna iniziare per farlo poi funzionare. Dottore Messina, ho due minuti per concludere questa puntata. È una domanda che comincio a fare a lei, ma vorrei che mi rispondessero anche i suoi colleghi. In questi quattro anni di attività, quasi quattro anni di attività, tre anni. Due anni e mezzo. 11-11-11. è del tavolo delle imprese, cosa, la cosa più bella che le è piaciuta, che avete fatto e qual è quale invece l'auspicio per i prossimi anni? Stessa domanda che poi rivolgerò anche ai suoi colleghi. Beh, innanzitutto, mettersi insieme, questa è la cosa più bella. Riuscire a far collimare le idee di tutti, perché ognuno ha le proprie idee in ogni caso, nel proprio settore. La cosa più bella è stata diciamo, lo start up, quello che abbiamo fatto presso l'università di economia di cui parlava. Abbiamo cercato di divulgare alcune nostre idee, alcuni nostri suggerimenti ai giovani dove mi riferisco sempre è da lì che bisogna partire per i giovani bisogna partire per tutto sia per quanto riguarda l'imprenditoria sia per quanto riguarda la parte politica sia per quanto riguarda la parte insomma, sana che speriamo che successivamente quando noi saremo vecchi ci potrà sostenere perché noi se i giovani se i giovani non andranno avanti a noi non ci sosterrà nessuno assolutamente, Io gli auguro questo ai giovani Dottore Bottino sì, io devo dire che la cosa che veramente mi ha colpito è poter condividere insieme ad altri imprenditori un'esperienza che attraverso quella che era la situazione di categoria non ero mai riuscito a provare, nel senso che lì ho un confronto con gente che fa impresa e che vive ogni giorno la sua azienda, cosa diversa che invece avevo nelle varie... Associazione di categoria dove si andava e si litigava per chi doveva essere rappresentante alla SAC, chi doveva essere rappresentante alla Camera di Commercio o chi doveva essere rappresentante in qualunque altra cosa. Noi imprenditori non vogliamo essere rappresentanti di nulla. Vogliamo semplicemente che funzioni un sistema in modo sereno e funzionale. Dottor ora le chiedo, qual è l'obiettivo per i prossimi anni? Per <coughs> i prossimi giorni, i prossimi mesi, i prossimi anni la vision a sei mesi già è lunghissima. Intanto Propongo a tutti quelli che ci stanno seguendo di andarsi a vedere il nostro sito www.iltavolo.it, di seguirci su Twitter, di seguirci su Facebook dove c'è la pagina eh, nostra, ci posso seguire anche su LinkedIn dove c'è la pagina del Tavolo Community perché noi abbiamo un obiettivo, non è far politica, non è entrare nei sottogoverni, è quello di aprire la testa alle persone e inserirci, toglierci un po' di tribalismo, di assistenzialismo, di eh, sciatteria e metterci un po' di onestà, un po' di senso di, eh, di cultura del lavoro, di volersi bene nel senso vero del termine, che volersi bene non vuol dire stare a casa sdraiati, volersi bene vuol dire fare al meglio, al meglio ogni lavoro che la vita ti fa fare e eh, lavorare tutti noi, perché secondo me anche se da stasera ricominciamo a ricostruire questa città e quest'isola, per rifarne un posto dignitoso, bello e attraente, ci vogliono vent'anni, almeno cominciare a lavorare per lasciare ai nostri figli un bel posto dove vivere, dove l'acqua sia pulita, dove le strade non abbiano, io dico i buttussi, che a volte la, la, la battuta ci vuole. Perché io dico, noi penso, a volte pensiamo che la Spagna è più o meno è come noi. Andateci Spagna, non c'è un buco nelle strade, le infrastrutture sono bestiali, aeroporti, ferrovie. Cioè la Spagna dal punto di vista infrastrutturale è 100.000 anni avanti. Ma anche che ci definiscono noi. a noi l'Africa, ma l'Africa ha strade allora, migliori. Io per lavoro <ride> e per fortuna con, con questo tipo di lavoro fuori, io passo una settimana, una settimana al mese in giro per alcune attività di gioco. E meno male che c'è questa attività perché la crisi ce l'abbiamo noi, cioè la crisi non è mondiale, la crisi è tutta nostra, noi siamo avviluppati a una crisi, che è una crisi dovuta a una classe dirigente insulsa in tutti i campi, non è solo un problema di politica, è un problema di burocrazia, di magistratura, di, di guardia di finanza, l'abbiamo visto in Venezia, in Venezia. Ma, di tutto, c'è tutto un mondo che, eh, che non, non funziona e non ha funzionato. Allora, Opinion making, cioè seguirci, collaborare per i giovani, anche se noi abbiamo questa cosa e siamo chiusi perché non possesse essere troppi, ma sicuramente potremmo fare un board per supportare i giovani che vogliono diventare imprenditori. Quello che non ci manca è in tutti quelli che. Noi siamo qui tre perché non potevamo venire in 30, quindi abbiamo scelto tre per rappresentare chi sta investendo una parte del suo tempo in maniera filantropica per adesso sull'informazione a Catania chi si è preso un'altra cutri in, dico in francese che è quella di prendere una banca che era in una fase di difficoltà e rilanciarla per, ed è l'unica banca che ha la sede legale a Catania una sola banca oggi può freggiarsi di essere fino in fondo catanese ed è la banca, banca a base. base lui si è preso quest'altra cutri e sta rilanciando anche con l'aiuto di alcuni tavolisti banca base io che rappresento quello che noi chiamiamo facilitatore Ossia, visto che ho un po' di passione anche per l'organizzazione e il digitale, che è quello di Whatsapp, il Facebook, queste cose qua ci giochiamo un po' che ci aiutano a stare insieme e poi anche a sorridere, perché poi il trucco nella vita, lo dico a tutti i miei collaboratori, è fare un lavoro che ti piace e divertirti in quello che fai, perché se ti diverti non guardi l'orologio, fai bene le cose, ecco questa è la visione del futuro che noi abbiamo. Per, eh, diciamo, noi non siamo come diceva quel, quell'altro catanese, per la ghigliottina, non siamo per la ghigliottina, però per il pensionamento, non, 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 amiamo, non, amiamo, non siamo violenti. Andatevene, godetevi quello che vi siete fatti e che questa società vi ha permesso di farvi. Andatevene, non rompeteci più i cosiddetti, diamo spazio ai giovani, gente pulita che rivolti la città come un calzino. Perfetto, allora su questo appello speriamo qualcosa possa cambiare. Io, come dicevo, ho finito il tempo a disposizione, però vi ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ringrazio Giuseppe Ursino, Pietro Bottino e Domenico Messina. Buonasera e buonasera anche a tutti voi, gentili sì. telespettatori. Grazie per aver seguito questo appuntamento di Blog TV. Io vi auguro una buona continuazione di serata.